La battaglia continua e adesso i comitati a difesa dell'acqua pubblica chiedono con forza che la politica prenda posizione rispetto alla gestione del servizio idrico in Campania. Il no alla Gori si è sentito chiaro ancora una volta da Nocera Inferiore, dove si è tenuta l'assemblea pubblica su bollette e contatori e che ha visto la presenza di numerosi cittadini di tutto l'Agro e non solo, che hanno riempito la sala del centro di quartiere di Via Loria. Alcune vittorie sono state già ottenute, anche grazie all'impegno di alcuni politici, come la restituzione delle somme pagate dagli utenti rispetto alle cosiddette bollette pregresse, ma la vittoria più importante non è ancora stata raggiunta. Non è più il momento di difendersi, dicono in molti, è il momento di attaccare, di raggiungere l'obiettivo, di spedire a casa la Gori che solo col debito accumulato negli anni dovrebbe chiudere l'attività in Regione Campania. Diciamo che in Regione, questa è una cosa importante, Caldoro stava proponendo una legge regionale a favore della privatizzazione dell'acqua e quindi dare, dare alla Gori l'acqua di tutta la Campania. La mobilitazione ha fermato un po' questo disegno scellerato. De Luca, la Giunta De Luca adesso è in discussione, cioè ci sono dei conflitti interni all'interno della Giunta regionale, perché c'è qualche consigliere che vorrebbe una legge regionale per l'acqua pubblica e invece parte della Giunta che invece non ne vuole sapere niente e quindi non vuole presentare una legge regionale molto simile, se non pressoché uguale, a quella di Caldoro. C'è da dire che comunque questa è una cosa importante da chiarire. Anche nel caso di una legge regionale a favore dell'acqua pubblica, comunque la Gori non se ne va così automaticamente, perché comunque c'è un contratto fino al 2030. Certo. Quindi ci vuole, diciamo, una pressione, dobbiamo fare in modo che l'assemblea dei sindaci del lato 3 riprenda di nuovo il potere, perché in questo momento sono commissariati e possono liquidare la Gori, perché la Gori può essere liquidata perché c'ha parecchi debiti. Questa è un po' la carta, diciamo, da giocare. C'ha una marea di debiti, milioni di debiti, basterebbe portarla lunedì al tribunale fallimentare. Dobbiamo essere ottimisti. Sì. Allora, la battaglia è lunga e difficile, però sì, noi siamo ottimisti perché ci sono parecchie carte da giocare. La Gori sta in difficoltà, ha provato, diciamo, con le partite pregresse, ha provato appunto a racimolare soldi per evitare il fallimento. Abbiamo fatto il ricorso come comitati e come amministrazione contro queste partite pregresse, abbiamo vinto, quindi la Gori sta in difficoltà economica, veramente sta sull'orlo del fallimento. Ora ci vuole proprio l'ultimo tassello, cioè i sindaci non devono essere più commissariati, devono riprendere il potere del lato 3 e portare la liquidazione della Gori. Acqua privata, ma non solo. Durante l'assemblea si è parlato anche del distacco indiscriminato dei contatori, delle bollette troppo esose, del problema inquinamento. Cresce intanto la mobilitazione per l'appuntamento del prossimo 29 novembre a Solofra, quando andrà in scena la marcia contro la contaminazione delle acque. Alla Gori, perché corriamo il rischio, già abbiamo l'acqua privata, ma corriamo anche il rischio di avere l'acqua inquinata. E questa è una delle proposte che faremo stasera a questa assemblea, di partecipare alla marcia del 29 novembre a Solofra, perché se dallo Solofra non si finisce di scaricare nelle falde tetracloroetilene, corriamo il rischio di vederci tagliata l'acqua a 1 milione di abitanti, perché la falda di Solofra è collegata con le falde, con le sorgenti di Sarno, e se le sorgenti di Sarno verranno contaminate 48 comuni rimarranno senza acqua. Quindi non solo più privata ma anche contaminata. Ma la Gori questo secondo lei lo sa? Noi come comitato No Vasche No Inquinamento abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti per avere i dati sull'inquinamento all'ASL. Ci ha risposto l'altro ieri l'ASL dicendo che non è loro competenza, dobbiamo rivolgerci alla Gori. La Gori invece dice che dobbiamo rivolgerci all'ASL, quindi questo balletto non ci piace. Esatto, e ci preoccupa. La Gori e non all'acqua inquinata. Sicuramente, questo è il nostro motto.